Buongiorno, parliamo un po' di questo bikini, un capo che andava per la maggiore appunto qualche anno fa, adesso. Adesso ancora più che mai va di moda, diciamo che ha più di 60 anni e neanche li sente, insomma. E niente, si può considerare uno di quei pezzi che è un intramontabile, un po' come il jeans, come la minigonna, uno di quei capi che non può mancare nel guardaroba di una donna, insomma. Nasce a Parigi, appunto nel 46, come avete detto, ad una sfilata di moda balneare. E bisogna pensare che in quel periodo era assolutamente impensabile che una donna apparisse così, diciamo, un po' svestita. Se pensiamo che ora il trend un po' dei nostri anni è less is more, arriviamo a capire che ha fatto Perdonami molta. Veronica, cos'è il trend? Scusami, Gianni, avevo uno sguardo perso nel vuoto, lo invitiamo. Qual è il trend degli ultimi anni? Non proprio il trend, ma insomma, va di moda il less is more, cioè meno è meglio, cioè meno si indossa meglio è a volte, Ah, no? sono d'accordo, assolutamente. Soprattutto per le Quindi. donne, meno si indossa e meglio è per noi. Anch'io per te sono d'accordo, meno ti vedo meglio è, in quel senso. Beh, e quindi nel senso che viene ridotta la stoffa o vengono tolti dei pezzi? Nel senso che non si usa pezzo sopra o pezzo sotto? No, no, assolutamente si usa sempre pezzo sopra e pezzo sotto, però se pensiamo agli anni 50 che si indossava il pezzo intero, si copriva ancora l'ombelico, arriviamo nel 2013 dove invece si pensa al costume brasiliano, no? Poi in realtà no, i trend sono altri, ora poi vi dico volentieri. Quali sono? Dai, vogliamo qualche indicazione per Sì, l'estate. allora, per quest'estate, ma ve ne direi un 3 o 4. Allora, non può mancare sicuramente il bikini con le frange, un po' colorato, anche colori pastello, eccetera. Tra l'altro lo consiglio a chi non ha molte forme, perché abbonda un po' di forme. E un altro matto è il bikini con delle sfollature sulla schiena, no? Sempre intero, un po' il trichini, con queste sfollature abbastanza sexy, diciamo, ed è perfetto per chi magari non ha questa abbronzatura perfetta, comunque il primo sole, insomma. Ma in spiaggia un po' coperta, un po' no, insomma nasconde un po' le carnagioni troppo chiare. Un altro pezzo è invece un po' il bikini a vita alta, un po' la Sofia Loren, anni 50, eccetera, che snellisce. Ed è carino quest'anno averlo in stampa, ad esempio a strisce, piuttosto che a pois, o anche animalier, molto carino. E per ultimo, un po' inaspettato, è il bikini sportivo, no? Che prende un po' ispirazione dallo sportswear, un po' asimmetrico, colorato, diciamo un po' diverso dal solito, magari adatto per chi fa sole, per chi va in piscina, però Certo. anche al mare va benissimo, insomma. Veronica, scusami, quali sono i colori che andranno di più, quelli che anche tu preferisci per questi mesi? Le costumi o in generale? In generale. Ma in generale diciamo che è un po' ripreso anche negli ultimi anni, così continua sempre il pastello, un po' l'anno scorso andava di più il flow, adesso stiamo abbastanza andando via. E io invece suggerirei queste stampe, l'animalier oppure appunto delle stampe un po' di animali, anche abbiamo visto delle felpe con delle tigri, dei leoni, insomma cose un po' così particolari, non mi butterei sui colori, darei precedenza alle stampe. Insomma, robe sobrie, Vigiani, abbiamo capito. Sei stato molto interessato, devo Aspetta, dire. sobre, ah, la tigre e il leone, Appunto, era sobre. ironico. Sei Ah, stato veramente interessato a questa intervista, hai fatto anche domande pertinenti. Grazie alla nostra ospite con cui abbiamo festeggiato il compleanno del bikini, Veronica Falco, fashion blogger. Se volete leggere quello che scrive, seguire i suoi suggerimenti, givemefashionblog.com oppure leonardo.it. Veronica, grazie, buona estate. Grazie a voi, buon sabato. Grazie, buon sabato. Scusa, adesso riflettevo, Animalier? che cosa vuoi dire con le domande pertinenti? A tra ironia? Ma sì, perché Ma che colori? Scusa, non puoi chiedere che colori vanno per sì, la ma non maggiore? sei credibile. Appunto, ma...